di Catania dichiara uno sciopero per il prossimo 10 novembre. È il terzo in 3 anni perché, nonostante qualche spiraglio arrivato, insomma, dopo l'insediamento del nuovo direttore regionale, dicono la situazione resta ancora molto grave. Siamo a Palermo il 10 novembre perché abbiamo dichiarato uno sciopero provinciale, ma è anche a livello nazionale questo sciopero. Confluiranno anche altre categorie. Le problematiche sono su tutto il precariato, sia nei vigili del fuoco ma anche in altro ambito. Noi scioperiamo come Catania per le carenze di organico, per le sedi fatiscenti, per la carenza di uomini e mezzi e per le risorse che sono irrisorie. Le unità sì sono state assunte, ma c'è un vuoto che è annoso. Dovremmo essere un vigile del fuoco ogni 1.000-1.500 abitanti, invece allo stato attuale siamo uno ogni 15.000, perciò la differenza è veramente enorme. Gli standard europei non vengono rispettati. Ecco, infatti bisogna mettere in evidenza che un passo in avanti, un leggero passo in avanti c'è stato con 4.000 assunzioni, con potenziamento di mezzi e con l'elaborazione anche di strumenti contrattuali nuovi. Non è assolutamente sufficiente, il contratto ancora è in corso, lo discuterà l'amministrazione, questo non è un bene per noi vigili del fuoco perché in passato andavamo direttamente noi come sindacato a discutere con il governo il nostro contratto, invece oggi non è più così e questo diciamo che è una grossa sconfitta. Forse verranno stabilizzati 60 euro, inferiore agli 80 di Renzi, perciò questa per noi non è una conquista perché si parlerà soltanto del contratto 2016-2018, tutto il resto, cioè 8-9 anni di contratto, non verranno completamente spazzati via, perciò per noi è una sconfitta. Le assunzioni sono irrisorie ogni 4.000 perché non è stato rispettato il turnover negli anni. Oltre a questo non possiamo dire che siamo contenti perché, come ripeto, gli standard europei non vengono rispettati e noi ogni turno che affrontiamo siamo sempre in difficoltà perché i capi sezione non sanno dove prendere le unità.